Buonasera, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Ne parliamo dopo il TG. Questa sera l'ospite è in studio, siamo tornati con l'ospite in studio dopo il periodo Covid, è Pierfrancesco Poggi, lo abbiamo già annunciato prima al telegiornale e l'argomento di questa sera sarà il suo secondo romanzo ambientato a Milano, in una Milano nel 1975, quindi un romanzo storico, un giallo, quindi dove c'è una vicenda gialla, scritto da Pierfrancesco Poggi, che è un attore a tutto tondo, uno scrittore, diventato poi scrittore negli ultimi anni, è un personaggio conosciuto a livello nazionale per aver lavorato radio, televisione, cinema, teatro, chi più ne ha fino alla pensione. Con artisti grandissimi, quindi Ettore Scola, Paolo Conte, Nanni Loi, negli ultimi anni si è dedicato alla scrittura, con grandi risultati, perché comunque i libri stanno andando bene, interessano molto. Nella fattispecie in questo momento c'è anche un giallo che viene pubblicato a puntate dalla Stampa di Torino nella versione online, che si intitola Mistero al Museo dell'Automobile, e io l'ho definito un giallo vegano perché non c'è spargimento di sangue. Ecco. Semmai di un po' di benzina, perché è una macchina che sparisce. Quindi un mistero. Un mistero, legato a un'auto che nel tragitto tra il porto di Genova, un'auto preziosa che un gentiluomo inglese ha regalato al Museo dell'Automobile di Torino, in questo tragitto, nel container, invece che questa preziosa macchina d'epoca, ci trovano un relitto di un'altra macchina, uno scassone, quando la scartano. E questo è il museo davanti al museo, con cronisti, tutti che aspettano questo gioiello della tecnica, e invece si trovano questa macchina da rottamare praticamente. E attorno a questo mistero ruotano le 10 puntate Quindi 10 puntate, una al giorno? Una al giorno, sì, è cominciato il 15 d'agosto e quindi ci finirà il 24. Il 24. Questo sulla Stampa. 10, sulla Stampa online. Online. Allora, Pierfrancesco, veniamo al libro, L'assassinio dell'ingegner Adone. Allora, questo è il tuo secondo libro, sì. È il primo, tra l'altro, ambientato in Versilia, perché l'abbiamo detto già prima. Il primo, La banda di Tamburello. La banda di Tamburello, sì. Ambientato in Versilia. È un caso che tu abbia ambientato il primo in Versilia, perché tu sei originario della nostra zona, della nostra Montignolo, provincia. Quindi sei conosciutissimo nella nostra zona, anche a livello nazionale, ma nella nostra zona poi tutte le volte che facciamo le presentazioni hai sempre un successo pazzesco, perché sì, vengono tanti amici. Tanti amici, e tanti compagni vengono anche più volte, sì, anche più volte sì. Perché poi si divertono sempre alle tue presentazioni. Sì, anche allo spettacolo che ho fatto il 9 gennaio alle Scuderie a Seravezza, era tutto esaurito. E molto bene, è stata una bella serata. Una prossima presentazione di persona è vicina. Sì. Sì, la facciamo proprio grazie a te che sei diventata il mio angelo custode. D'altra parte non potevo fare diversamente. Nella nostra zona, e facciamo una presentazione all'Hotel Eden, al Cinquale, quindi proprio nel mio territorio. Il tuo territorio è una location bellissima. Ho passato l'infanzia, insomma, tra il Cinquale e il Carchio, tra le cave e il mare. Quindi dopo diciamo tutto, sì. Il 26, giovedì 27, dalle 19, poi diamo le indicazioni dopo, sì, alla fine. Sì. Allora, veniamo al libro. Quindi Milano, 1975. Sì. Quindi sono 12 anni dopo l'ambientazione del primo libro. Sì. Come mai? Allora, il commissario è lo stesso, quindi questa è destinata a diventare una serie? Sì. Sì, perché poi viene trasferito, come dicevo nell'anteprima, i commissari dopo un po' di anni vengono destinati in un altro luogo, magari promossi, magari per la loro bravura, forse perché hanno magari dato fastidio a qualche interesse, non si sa, però vengono trasferiti. Eh sì, infatti nel primo, no, qualcosa... qualcosa si può sospettare, poi non è detto, perché poi adesso abbiamo questo vuoto, no, di 12 anni che presumo che poi colmerai, no? Questo non si sa, sicuramente c'è un libro già scritto che è ancora prima, proprio quando il commissario debutta nella sua professione. Quindi ancora prima del 63? Ancora prima, nel 61, a Napoli. A Napoli, quello però me lo lascio perché proprio la sua
il suo nascere di nel mestiere di polizia. Il giovane Passalà. Il giovane, giovanissimo Passalà, tra l'altro destinato ai quartieri spagnoli, quindi al quartiere Monte Calvario, dove ci sono i quartieri spagnoli, cioè, insomma, una zona di Napoli abbastanza torrida dal punto di vista dell'ordine pubblico. Allora, in questo libro abbiamo detto che è un giallo, ma non solo, quindi intanto è un romanzo storico. Sì, racconta un'epoca, racconta che un'epoca. È quello che a me poi diverte di più, raccontare un luogo come l'Alta Versilia nell'altro libro, nella Banda di Tamburello, e qua invece un periodo della città di Milano molto vivace, da tanti punti di vista, anche culturalmente, anche, però anche dal punto di vista dell'ordine pubblico ci sono dei problemi grossi, sia per la contestazione studentesca, con delle parti del movimento che deragliano verso, non so, imprese quasi terroristiche, senza però fare riferimento a delle sigle precise, quindi molto, molto pericolose come iniziative, perché se uno non è legato a nessuna organizzazione è imprevedibile il suo comportamento, è come il kamikaze, no? Nessuno può prevedere, ma il kamikaze gli anni comunque di piombo. Qualche volta hanno un'organizzazione, allora se c'è un'organizzazione può anche essere infiltrata, ma se l'organizzazione non c'è, sono dei i cani sciolti, come si imprevedibili. Dice, imprevedibili, che magari fanno una rapina in un supermercato e non si sa chi ringraziare, si direbbe dalle nostre parti. Ecco. Allora, poi c'è la delinquenza anche organizzata, che ha due rivali in campo che sono due belli e maledetti, uno è Francis Turatello e l'altro è René Vallanzasca. Sì. Due uomini bellissimi, affascinantissimi e spietati, che si contendono il controllo delle bische, della prostituzione, della droga, e dell'usura, insomma, i classici della malavita organizzata. Dell'epoca, quindi anni di piombo. Sì, però in questo caso delle René Vallanzasca sono degli anni 70. Anni 70. Del 1975, proprio il clou della loro inimicizia. Sì, allora, il primo era i protagonisti, praticamente erano tutto un paese, però era persone di paese. Persone di paese, ma soprattutto una banda musicale. Una di banda paese. Musicale, però erano sostanzialmente persone, sì, di paese. Sì, però la cosa bella della banda è che non erano solo proprio del paese, andavano a fare le prove in questo paesino, certo. Tamburello, che è un paese inventato perché sono tutti molto permalosi dalle nostre parti. Quindi sì, sì. Però la banda musicale poi raccoglieva musicisti che venivano un po' da tutta la zona, da Seravezza, da Pietrasanta, sì, da Camaiore, e quindi ecco... E quindi era, insomma, un nucleo di persone chiuso, ma anche poi aperto in queste diramazioni paesane, ognuno veniva dal suo posto. Sì, però la differenza è che ad esempio qua siamo nella Milano Bene. È vero. È diverso l'ambiente, l'ambiente sociale, perché chiaramente delle poi... delle annotazioni sempre molto puntuali. Qua poi, più di ora, no? All'epoca l'ambiente qua sociale era... alta borghesia. Mentre là si trattava proprio del popolo, i cavatori, i pastori. Esatto. Quel tipo di economia che ho conosciuto quando ero bambino. Oddio, ho toccato il microfono. No, va bene. che ho conosciuto da bambino, io nel 63 avevo 10 anni, quindi, però ero una spugna, passavo tutta l'estate in cava, dalla mattina fino all'ora di pranzo. Ciro Evangelisti, che era un celebre, un uomo celebre fra gli imprenditori massesi, che aveva la cava del Carchio, e lui mi portava dalla mattina presto fino all'ora di pranzo, mi portava su in cava. Ho assistito anche a delle mine di 35 quintali di tritolo, ho visto dei pezzi di montagna staccarsi. Sì, e quindi ecco, tutte quelle cose non potevo non raccontarle. È un nel primo. Sì, nel che poi primo. È un mondo che si perde. Sì, no? Certo. E questo nella banda di Tamburello. Qua invece siamo alta borghesia milanese, un ingegnere chimico che collabora anche più o meno in chiaro, diciamo, più o meno, anche con l'industria bellica, e insomma, quindi quando si parla di chimica
rispetto alla guerra sono i gas praticamente, i gas sì. benefici. Sì. No? Sì. Allora, qua e viene assassinato. Ecco, volevo arrivarci. Allora, ci sono molti luoghi. Sì, ci sono molti luoghi di Milano, poi riferiti anche a quell'epoca, quindi ci sono molte pasticcerie, negozi, no? Proprio, sì, sì. Proprio di quell'epoca, quindi ti sarai documentato, immagino. No, c'ero. Ci passavo dei mesi interi. C'eri qui. E addirittura l'omicidio avviene in un luogo molto particolare, molto suggestivo. Molto particolare per un omicidio anche. Potremmo dire la morte a chilometro zero, oggi esatto, si potrebbe dire. Esatto. È al cimitero monumentale di Milano, dove c'è la tomba di famiglia dell'ingegner Furlanini. E dove sono sepolti. Che è un cognome molto, molto importante a Milano. Un cognome milanese. Perché uno è l'inventore del pneumotorace, il fratello medico, e poi c'è il fratello ingegnere meccanico che invece è l'inventore dell'aliscafo, quindi è un cognome prestigioso, ma Furlanini, questo il nostro, non c'entra con questi due personaggi molto importanti di Milano, i quali anche loro sicuramente avranno una cappella al cimitero monumentale, immagino. Comunque tutte le grandi famiglie di Milano avevano una cappella al cimitero monumentale, quelle più belle degli anni 30, così c'è Campari, insomma, Pirelli. Quelli che hanno il nome uguale al prodotto, ecco che sì, molte famiglie. Bocconi, Treccani. E poi ci sono le spoglie di Alessandro Manzoni. Sì, che sono l'orgoglio del guardiano del cimitero, che è un personaggio inventato da me, ma insomma immagino che chi lavora in un posto del genere sia molto informato sull'identità dei propri dei defunti di questo posto, e che ne faccia anche sfoggio nelle visite guidate, ovviamente. Perché è un posto bellissimo, un posto proprio bello, uno magari immagina di andare a fare una gita in un cimitero, però è veramente un posto molto bello, artisticamente rilevante. Allora, il commissario quindi si trova nell'indagine di questo delitto ed incontra la famiglia di Furlanini, che è una famiglia particolare, che però corrisponde un po' a certe famiglie importanti della Milano Bene del tempo. La figlia Tea, la figlia maggiore, è una ragazza che gira il mondo, una fricchettona si direbbe oggi, insomma una figlia dei fiori, ecco, è più legata a quell'epoca. Siamo negli anni 70, quindi non va d'accordo col padre. Non va tanto d'accordo col padre. Nel momento che il padre viene ucciso pare che lei sia in Marocco. E il commissario viene pregato dalla mamma, che è una signora norvegese abbastanza disinibita. Disinibita rispetto alle sue coetanee italiane, no? Perché appunto venendo dalla Norvegia, insomma, là c'era già una mentalità. Noi avevamo appena conquistato la legge sul divorzio, mentre là insomma erano molto più avanti sui diritti delle donne, diciamo, e in generale sui diritti civili. E il commissario va anche in Marocco, dove riceve alcune rivelazioni, e c'è lì un momento in cui questa ragazza racconta delle sue vacanze estive. E ne leggo un pezzettino perché qualcuno di noi potrà trovare qualcosa. Allora, Tea era diventata un fiume in piena e gli raccontava Brandelli della sua infanzia con accanimento nostalgico. La spiaggia, i bagni, lo sci nautico a Punta Bianca con un piccolo motoscafo che suo babbo noleggiava, e poi la compagnia dei ragazzi al Bemi, lo stabilimento dove la famiglia Furlanini prenotava cabina e ombrellone in prima fila ogni anno. Prima tutta una marea di ragazzi al bar del Bemi, tutti figli di ricchi naturalmente, e poi in giro sui motorini, le vespe o le moto, verso Monte Marcello per sfidare i tornanti, a Lerici, a Porto Venere, fino a Monte Rosso, a mangiare la farinata e la focaccia, a ungersi d'olio fino alle orecchie. Ecco, questo per dire che ci sono dei riferimenti proprio anche alla nostra zona, e qui perché siamo, era il luogo di vacanza. Siamo negli anni 60.
Eh sì, perché questa te era piccola. Quando, era piccola, quando era una ragazzina. Era una ragazzina. Si parla di motorini. E così, vabbè, siamo già nel 68. Quindi siamo... 66-68. Siamo, sì. E quindi c'è un riferimento anche alle nostre zone, sì. Quindi il bagno Veni, naturalmente non ti potevi esimere, anche nel precedente libro c'è un riferimento a Lido di Camaiore. Sì, al Cinquale anche. A Cinquale. Al Cinquale, Cinquale. Che, sì, il commissario, sì, che il commissario porta lì una ragazza. La porta anche a mangiare in un ristorante. In un ristorante particolare, parlato, che ora non c'è più purtroppo, che era un ristorante ungherese, che è una cosa strana per la zona del Cinquale. Però c'era, era fra l'altro buonissimo, era un posto che io amavo molto, mi devo piacere che non mi servo. Sì. Sì. E poi ecco, ci sono altri due figli in questa famiglia, uno è del movimento studentesco, un ragazzo che studia medicina e che ha tentazioni, diciamo, chiamiamole pseudo-rivoluzionarie, sì. Ecco, così, sì, anche pericolose. E poi la piccola Tiril, che invece è una... Si chiamano tutti, cominciano tutti per T come la madre, questi nomi. La madre si chiama Tove e ha voluto per i figli tre nomi norvegesi: Thea, la prima con l'H in mezzo, Thorn, il secondo, e Tiril è la piccola, che fa il ginnasio al liceo Beccaria. Sono soggetti strani tutti, anche per l'epoca poi. Anche la bambina, la ragazzina sedicenne, ha una frequentazione con degli spacciatori che insomma non promette niente di buono. Sì, erano molto avanti per l'epoca, oddio, già all'epoca con i figli dei fiori e tutto erano avanti, ma loro forse con la madre... Poi Milano era veramente, da questo punto di vista, un sacco di tempo avanti. A Roma ci ha messo molto tempo a diventare quello che Milano era già prima. C'era un... del resto forse anche una questione di vicinanza con l'Europa, no? Anche di denaro, probabilmente di denaro che circola. Sì, anche perché lo descrivi, no? C'è anche tutta la zona industriale di Milano e quindi cominciava, era già a buon punto. E quindi... poi c'è la nascita anche del centro sociale, il famoso... Oddio, cioè, vuoti di memoria quando vengo qua sempre. Il centro sociale di Milano, Leoncavallo. Ah, il Leoncavallo. Sì, Leoncavallo, che prendeva il nome dalla strada dove è nato. Era un capannone industriale che dei giovani occuparono, perché veramente era un momento in cui lo spaccio dell'eroina era feroce. Poi si è un po' rallentato, ma all'epoca era proprio la droga che stroncava i nostri figli, diciamo. E poi il fumo, sì, e ma tutto. Quello sì, però è il pericolo. Qua c'è tutto. Sì, c'è anche quello, però il pericolo grosso era proprio l'eroina, e quindi il quartiere, che era ancora un quartiere popolare, quello dove sorgeva il Leoncavallo, era favorevole a che ci fosse un'aggregazione di giovani. Ora poi lasciamo perdere la storia, dopo ognuno la può giudicare come crede, ma veramente era un centro di aggregazione in un momento in cui era pericolosissimo per i giovani non avere nulla a cui attaccarsi dal punto di vista valoriale e di stare insieme. Rimaneva solo l'ottundimento nella droga, che era veramente... poi killer, era una droga killer, perché sì. Certe partite tagliate male facevano fuori un sacco di persone. Allora, passa l'acqua, comincia questa indagine, quindi comincia dalla famiglia e poi la questione si allarga, perché effettivamente c'è il problema degli alibi, dei moventi. Una particolarità del libro, facciamo dei flash sul libro senza naturalmente svelare la trama, parliamo di quello di cui possiamo parlare. Una particolarità del libro, ci sono tanti locali, sì. Quindi tanti locali, ad esempio ti riferisci anche a un ristorante dove avevi incontrato una sera Mariangela Melato. Quindi insomma molte cose. Sì, dove il commissario incontra la Melato, commissario... ma perché io Mariangela la conoscevo bene e quindi sapevo che in quel periodo, fra l'altro era biondissima perché stava girando un film con Celentano ambientato in una balera, per cui l'avevano fatta ossigenatissima, per cui quando il commissario
esce con una segretaria del tribunale e vuole fare bella figura, la porta a mangiare in questo posto dove si vedono che è il Santa Lucia. Il Santa Lucia c'è ancora? C'è ancora, c'è ancora, un ristorante storico. Ha cambiato gestione rispetto all'epoca. All'epoca era proprio tappezzato di fotografie di attori, ci andavano tutti gli attori, tutti gli attori importanti. La potevi trovare nella stessa sera Paolo Stoppa, Carmelo Bene, Alberto Lionello, Aroldo Thieri, tutti seduti nei vari tavoli e con le foto dei loro predecessori tutte alle pareti. E quindi c'è anche una Mariangela Melato che pilucca da un piattino come era sua abitudine fare, così, assaggiare le cose con le mani. Poi c'è la pasticceria Ranieri, poi ci sono le specialità pontremolesi e poi c'è la Tintori. Ah sì, c'è un ristorante, sì, che quello era un ristorante di due simpatici amici di Ortonovo, Gianni e Dorina, era un ristorante di specialità pontremolesi che a Milano aveva un suo pubblico di affezionati. E poi c'è la Tintoria, dove la proprietaria parla milanese. Lì è stato un bel problema, perché io ho avuto due problemi linguistici grossi. Uno con l'aiutante di Passalacqua, questo Palumbo, che come si capisce dal nome non viene dall'Alto Adige. Quindi ho dovuto imparare a scrivere il napoletano, che è difficilissimo. I napoletani stessi lo parlano, ma poi quando debbono passare alla scrittura è un problema, perché non tutti lo sanno scrivere. Io di quelli che conosco, dei napoletani che conosco che sanno scrivere bene il napoletano, forse Vincenzo Salemme. Ecco. Vincenzo è bravo perché ha lavorato con Edoardo, ha studiato molto e lui lo sa scrivere. Ecco, però poi anche tanti altri che insomma lo parlano benissimo, ma quando è il momento di scriverlo. Poi ora con queste serie Gomorra e cose, viene scritto il napoletano come lo si pronuncia, quindi tutte parole spezzate, tutti dei mozziconi di parole, mentre invece nella lingua scritta si deve scrivere tutto. E lo stesso il milanese. Quando mi sono trovato a dover scrivere il milanese, ho chiamato la sorella di Mariangela Melato, Anna, che è una mia amica anche lei, e Anna mi ha detto: guarda, io lo parlo benissimo il dialetto, ma ti devo presentare una mia amica che è una maestra di milanese, cioè lo insegna. Lo insegna addirittura. E allora con lei sono andato sul sicuro. Le mandavo le frasi come io le avevo orecchiate, come pensavo che andassero, e lei me le rimandava con la scrittura corretta. Tra l'altro tu sei bravissimo, tu sei attore, quindi naturalmente sei agevolato. Mi sono allenato, però ti sei allenato. Però guarda, tra l'altro abbiamo fatto una presentazione, hai letto il milanese. Guarda, un pezzettino te lo posso anche leggere. L'ho perso. Ah no, eccolo qua. Quando il commissario torna dal Marocco e riporta indietro la figlia dei Forlanini, questa Tea, l'autista, che era l'autista del povero ingegnere, che quindi la mattina dell'omicidio stava ad attenderlo fuori del cancello del cimitero monumentale. E allora dice lui al commissario, che ovviamente essendo palermitano non capisce una parola: dietro ci sono la mamma e la figlia che parlano in norvegese tra di loro. E questo un po' gli secca al commissario, perché voleva cercare di capire qualche cosa da questo loro primo incontro. Era la prima volta che si vedevano dopo l'omicidio dell'ingegnere, quindi, e invece parla in norvegese. Allora dice l'autista: in quella malarbeta mattina ho visto nessuno venire fuori del monumental. Dumado don vestì de neger. Prego? Domandò Passalacqua sconcertato. Non ho visto nessuno uscire dal monumentale, perché poi per far capire alzano la voce, no? Sì, sembra che uno sia sordo. Quella mattina maledetta, solo un paio di donne a lutto. Questo me l'aveva già detto a suo tempo, gli ricordò il commissario. Ma lui, e Sam la pensi mi? Che il sassin l'era mo in vena di chi capelga, dormi dentro. Cognosi di ladder che fanno in sì. Senta, qua dietro parlano norvegese. Lei, longobardo, la scongiuro. Abbia pietà di me.
E poi dopo traduce, perché era proprio una cosa tipica dell'epoca, che faceva anche Mariangela Melato in uno spettacolo che era Sola me ne vo, che ho visto al Sistina di Roma, l'ultima cosa forse che ha fatto in teatro, perché era un bello spettacolo che raccontava la sua vita, e attribuiva a sua mamma questa caratteristica, che diceva prima la frase in milanese, in dialetto, e poi la ritraduceva in italiano, che era una cosa che facevano tutti. Tu prendevi il taxi a Milano nell'epoca, io c'avevo una fidanzata da quelle parti per cui mi capitava di prendere il taxi, perché dovevo prenderlo per forza perché non c'era il collegamento da metropolitana. E ti dicevano, magari commentando dei lavori, no? In milanese stretto la frase, e poi dopo te la ripetevano in italiano. E qui ci sono diversi personaggi che fanno questa cosa, che prima la dicono in dialetto, compresa la padrona della tintoria, che dicevi tu, dalla quale passa l'acqua a farsi stirare e lavare l'unica camicia decente che possiede. Ma la possiede non per vanità, perché è entrato in un negozio per servizio a Monte Napoleone, e per timidezza Red and Blue tra via Monte Napoleone Monte Napoleone piena via Monte Napoleone. Ma c'è ancora? No, forse adesso si chiama Fedeli, ecco, perché già trattavano questa maglieria di Monza, questo cashmere di solo loro ci avevano, sì, e poi facevano delle camicie su misura, e quando passa l'acqua entra lì dentro per servizio, eccetera. Il commesso, il direttore del negozio, che è una persona che ho conosciuto, era un uomo affascinantissimo, insomma, queste erano persone che sapevano di cosa si trattasse, il loro lavoro. Che ti convincevano a prescindere. E lui per timidezza si fa questa camicia, che poi per fortuna che se l'è fatta, perché così si serve per il matrimonio di un collega, per il funerale di un parente, insomma, e si ritrova una camicia che alla fine... c'è stato un investimento che ha avuto il suo, e allora va sempre a farsi lavare e stirare questa camicia nella tintoria, che è un posto dove conosce un po' di persone, tra le quali le mannequin del vicino residence Principessa Clotilde, che era un posto dove io ho alloggiato parecchie volte, e sembrava di stare in una sfilata di moda, perché abitavano tutte lì le fotomodelle. Bellissime. C'è stato anche... non italiane. No, quasi tutte straniere. Qua è brasiliana e l'altra è olandese. Una più bella è l'altra. Poi sono una più bella e poi molto diverse, perché una i tratti regolari, sì, chiara, certo, eccetera, e l'altra invece è brasiliana, capello a nuvola, riccio, sì, più scura. Eccetera. Intraprendenti, naturalmente. Tutte e due intraprendenti, anche se giovanissime, perché giovanissime. Queste ragazze avevano già un'esperienza internazionale, dico proprio chiaramente, loro a 18 anni, 19 anni avevano già girato il mondo molto di più del commissario, di tutta la sua genia in tutta la vita. Lui quanti anni ha qua? Allora, lui è del 30, c'ha 30 e qualcosa. Intorno ai 40 anni. Intorno ai 40 anni, perché 30 l'aveva fatti ai tempi del Vaglione. Sì, ecco, brava. I 30, allora ce n'ha 42. Se loro ce n'hanno sui 20 e qualcosa. Sì, 24, 23, 23, 24. E poi c'è molto della vita. Quindi già anziane come fotomodelle. Già anziane, però c'è molto della vita anche, per quello dicono loro, sì, romanzo a tutto tondo, perché c'è anche la vita, parallelamente all'indagine c'è anche la vita di quella passata. Milano. Anche quella che poi diventerà negli anni 80 la Milano da bere, la famosa Milano da bere. Sì, certo. Qua ancora è ancora in erba la cosa, ecco, non è ancora esplosa come fenomeno. Ti volevo far leggere la dedica, e poi tanto siamo in chiusura, diamo appuntamento a tutte la dedica. Sì, la dedica la so è particolare. Alla mia Milano, alle sue notti, al riso al salto. Il riso al salto è tipico ancora oggi, no? Sì, è buonissimo. Sarebbe il risotto alla milanese, che i milanesi chiamano il risotto giald, con la D finale, giald. Sì, con lo zafferano. Il riso giallo sarebbe con lo zafferano, che poi viene fatto in questa versione saltata, diventa un disco croccante, buonissimo. Buonissimo, buonissimo.
Allora, Pierfrancesco, dunque, io darei appuntamento a tutti a giovedì 27 agosto, sì, dalle 19 all'Hotel Eden. All'Hotel Eden, ingresso libero, sì, accesso con mascherina, prenotazione obbligatoria. Devi dire anche chi condurrà la serata. La condurrò io. Ah! Certo. Bene, che sorpresa. La condurrò io. Io ho organizzato con la mia associazione, che è l'Associazione dell'Isola di Calypso, ODV, che è un'associazione di volontariato. Bene. E naturalmente i proprietari dell'Hotel Eden, il signor Giannetti, ci hanno dato la disponibilità, e tra l'altro sono sempre molto gentili. Chi va da loro rimane sempre molto contento. Sì. Mio padre era un frequentatore accanito delle perché ci piaceva molto, sì, come si mangiava lì. Sì. Tuttora vabbè, si mangia ma poi bene. Sono persone care, sono persone, per me sono persone, sì, care, tutta, sì, la loro famiglia. Sì, bravissime. Quindi anche da questo punto di vista è una rimpatriata. Sì, allora dalle 19 vabbè, in 19, poi troverete... credo che ci sia una pericena, poi sì, volendo per sì, chi sì, si vuole fermare. Volendo chi si vuole fermare. C'è la pericena, poi un po' distanti siamo come io, sì, e Alessandra in questo momento. Vedi, sì, abbiamo, certo, fatto il distanziamento, certo, televisivo. Noi. Il posto si chiama Il Giardino e la Lettura, quindi se il tempo lo consente faremo all'aperto, siamo al fresco, nel giardino, all'aperto, nel giardino dell'Hotel Eden, dove c'è fresco, si sta benissimo. E se per caso però si volessero punire con la pioggia, noi... ci infiliamo dentro, esatto, perché c'è lo spazio anche all'interno, esatto, no? Se non sbaglio. Sì. Va bene. E quindi Pierfrancesco parlerà del suo libro, leggerà delle parti che molto divertenti, perché questo è il libro anche divertente, come anche il precedente con quella perpetua. Purtroppo con questi libri il problema è che si deve parlarne, perché se no nessuno mai di voi ne verrebbe a conoscenza, però non si può neanche dire tutto. Eh no, però si parla di quello che si può. Rimangono dei gialli, di quello che si può. Eh sì, per forza. Ok, allora Pierfrancesco. Grazie a tutti. Grazie a te di aver accettato il nostro invito. E buon allora proseguimento. Ci diamo appuntamento il 27 di agosto alle 19. E io ringrazio tutti per averci seguito e vi do appuntamento alla prossima puntata. Grazie, una buona serata. Buonasera a tutti.